Discutibile. Carlo Soler. Milinkovic-Savic. Milinkovic-Savic! La sfera entra in porta! Due gol di scarto tra loro e gli avversari adesso. Aí galera, beleza? Breezy na área para mais um vídeo do eFootball 2023 Mobile. E nesse vídeo, galera, vamos trazer aqui a gameplay dessa fera aqui, o Milinkovic-Savic, que na minha opinião, dessa box aí, Derby Day de Roma, é o melhor da box, cara. Que jogador fantástico, vocês vão ver aí na gameplay, né, que eu preparei com ele, e vocês já viram um aperitivo, um spoiler aí do que ele aprontou, o Milinkovic-Savic. Mas antes da gente continuar com esse vídeo, galera, peço pra você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixa o seu likezão nesse vídeo aqui, beleza? Ative também todas as notificações e não esqueça de compartilhar essa gameplay com mais um amigo seu que ainda não conhece o nosso canal, beleza? Dito isso, bora lá pra ficha do Milinkovic-Savic. Ele aqui 1,91m, 27 anos, pé direito. Isso aqui é perfeito, cara. Jogador de infiltração, joga de MLG, de meio atacante. Você que tá precisando de um meio atacante aí, se tirou Milinkovic-Savic, tá bem servido, hein? Eu personalizei a ficha dele, tá, galera? Vou deixar aí um print de como eu upei ele. Eu não vi aqui a necessidade de upar ele nesse vídeo, porque, com certeza, nesse momento que eu tô postando o vídeo aqui, com certeza, quem já pegou Milinkovic-Savic já upou ele, já deixou aí do jeito que vocês querem, né, no caso. Do jeitinho que vocês pretendiam, já deve estar ele, né? Mas, de qualquer forma, eu vou deixar aí o print aí de como eu upei ele. Vai que alguém ainda não upou ele, tá esperando uma ficha aí ideal. Então, pra mim, essa aqui foi a ficha ideal, tá? Eu upei ele, não coloquei proficiência, tá? Só coloquei ficha mesmo nele. Não coloquei proficiência, deixei 90 e distribuí os pontos de progresso dele na ficha dele. Só na ficha, beleza? Ele tem 93 de controle de bola, tá? Ele veio com bastante defesa, eu tirei defesa, investi um pouco no passe. A velocidade e aceleração dele era muito ruim, cara. A aceleração dele era 69, então eu aumentei para 75 e deixei 75 também de velocidade. Força do chute de 81, vocês viram aí no começo do vídeo, né? O chutaço que ele deu e um golaço, né? Ele usa o pior pé, tá? Eventualmente, quer dizer que de vez em quando ele usa pé. E a frequência com o pior pé é alta, tá? Então ele é ambidestro, forma física estável, perfeita. Resistência à lesão alta, perfeito, cara, isso aqui da ficha dele. Vamos ver as habilidades dele. Tem a pedalada simples, o giro de 360, chapéu, finta de letra, controle com a sola, cabeçada, chute com o peito do pé, chute ascendente, pressão à distância, passe de primeira. Cara, esse cara aqui é completaço, galera, completaço. Se você não tem um meio atacante, cara, tá batendo cabeça pra ter um meio atacante, Milinkovic-Savic é o cara pra isso, beleza, galera? Então, bora lá ver ele na prática, o que ele aprontou, e vocês depois me dizem aí nos comentários o que achou do Milinkovic-Savic, tá? Você que tirou ele, diz aí o que você achou dele. E você que não tirou ele, diz aí pra mim quem você tirou nessa box nos comentários. E é isso, galera. Tamo junto. Bora lá pra gameplay do Milinkovic-Savic. Le condizioni di oggi sono ideali per godersi al massimo una partita che ci regalerà sicuramente grandi emozioni. E infatti gli spalti pullulano di tifosi festanti che non vedono loro. Milinkovic-Savic! E la palla entra in rete! Ed è subito spettacolo! Che gol! Sapeva che la squadra aveva bisogno di una sua giocata ed eccola! È quello che fanno i grandi campioni. Una rete che si è costruito tutto da solo. Che iniziativa, che senso del gol. Che gol, Fabio. È rimasto lucido anche dopo gli sforzi profusi per liberarsi dagli avversari. Primo acuto della gara, già nei minuti iniziali. Modric. Carlos Soler. C'è l'opportunità per il contropiede. Riceve in ottima posizione. Palla di nuovo verso il centro. L'arbitro interrompe l'azione, credo sia fuori gioco. Prova a darla profonda nello spazio. Di Maria. Prova il tiro. È un grande riflesso qui, palla vagante. Ha mancato il bersaglio. Ha fatto tutto.
tutto bene, ma ha concluso malissimo. Attenzione, regalo del portiere. Supera il diretto. Messi! Bravo, dice di no. Carlo Soler. Bella palla. Neymar! Bella parata! Cross di Di Maria. Sicuro qui l'intervento del portiere. Occasione per il contropiede. Rice. Palla filtrante per Messi. Attenzione, siamo in zona pericolosa. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male, ma l'hanno sciupata. Trippier decide di giocarla in profondità e questo tentativo d'azione non va a buon fine. Gli avversari hanno fatto buona guardia e forse è mancata anche un po' di inventiva nei passaggi. La calcia con forza ed evita azzardi. Di Maria. Lungo passaggio in avanti. Mbappé. Provano a partire in velocità. Errore qui, pallone sprecato. Opportunità di ripartire. E passa! Preferisce il retropassaggio. Un contrasto di cui avevano bisogno. Ne sono usciti indenni. Un intervento fondamentale. Erano in inferiorità numerica, doveva rispondere. Neymar! Gli lega la gioia del gol! Che parata! Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. Gioca una palla lunga. Milinkovic-Savic. Grande giocata difensiva. La palla non è passata, poteva essere un'ottima occasione. Al centro c'è sempre meno spazio, bisogna essere precisi e veloci nel passaggio. Pronto al tiro! Che grande parata! Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. E l'arbitro fischia la fine di questa prima frazione di gioco. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. E l'arbitro fischia l'inizio della seconda frazione di gioco. Si trovano a dover amministrare un vantaggio di misura. Prova a giocarla nello spazio, ma non riesce. La difesa si fa trovare pronta. Ora Savic. Milinkovic-Savic. Tiro davvero da dimenticare. Un contropiede molto ben gestito, ma la conclusione è stata deludente. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Carlo Soler. Milinkovic-Savic. Milinkovic-Savic! La sfera entra in porta! Due gol di scarto tra loro e gli avversari adesso. Qui hanno difeso benissimo in avanti, andando a recuperare una palla preziosa. Poi devi anche essere bravo a ripartire con rapidità. E lì hanno davvero fatto la differenza. Due gol di vantaggio e partita in discesa. Con questo gol possono affrontare il match con maggiore tranquillità. Ecco Ronaldinho. Vede lo scatto e cerca la profondità. Se ne va. Si sono salvati e le probabilità non erano dalla loro parte. Possono respirare. Eh sì, intervento che ha del miracoloso. Erano molto vulnerabili in questo frangente.
Rafael Toloi. Modric. Il discorso qualificazione sembra ormai chiuso. La tentazione di abbassare i ritmi della manovra è più che giustificata. Rice. Sceglie di andare per vie verticali. Questo errore potrebbe essergli fatale. Errore qui, pallone sprecato. Cercano l'azione veloce. Mbappé. Milinkovic-Savic. Straordinaria motivazione da entrambe le parti. All'entusiastica azione d'attacco ha replicato una dimostrazione di caparbietà difensiva. Ci prova con un pallone profondo. Poteva finire in modo davvero diverso, l'hanno scampata bella. Intervento provvidenziale. Compagni e mister devono ringraziarlo. Supera il diretto avversario. La allontana senza pensarci due volte. Si riprenderà con una rimessa laterale. L'avversario ha la meglio nel corpo a corpo. Mbappé. Pallone interessante, in verticale. Capisce tutto e interviene con sicurezza. Tutto bene fino però all'ultimo passaggio. A volte è necessario dimostrare un po' di pazienza, aspettare il momento giusto per servire i compagni. Un passaggio un po' telefonato in questo caso. Prova a darla profonda, nello spazio. E il difensore respinge. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Sceglie di andare per vie verticali. Errore qui, pallone sprecato. Finisce così, non c'è più tempo. Risultato che rispecchia una splendida prestazione. Vanno a raccogliere l'applauso da parte dei loro tifosi. Applauso, tra l'altro, meritatissimo. Milinkovic-Savic ha disputato una partita fantastica e viene premiato come migliore in campo. Spettatori che sono stati con noi. Al commento tecnico c'era Luca Marchegiani, che ringrazio. Ricambio i ringraziamenti.